Questa splendida opera di Filippo Lippi fu realizzata intorno al 1485 su commissione di Piero del Pugliese, figlio di Francesco, uomo ricco e impegnato politicamente. Piero si fece ritrarre in basso a destra con le mani giunte in segno di preghiera mentre osserva la scena con riverenza. L'opera fu collocata nel monastero di San Michele delle Campore appena fuori da Porta Romana. Prima che l'edificio venisse distrutto durante l'assedio di Firenze iniziato nel 1529, l'opera venne spostata e collocata nella Badia Fiorentina, sempre a Firenze. Il santo si trova davanti ad un leggio realizzato con un tronco d'albero ed è circondato da grossi manoscritti, in cui è possibile leggere caratteri gotici. Il suo abito si distende in una moltitudine di pieghe, dando l'idea di una figura voluminosa e solida come una colonna. Non sembra sorpreso per l'apparizione della Vergine e alza le mani come se volesse spiegare qualcosa. La Madonna, che ricorda nelle fattezze lo stile pittorico di Sandro Botticelli, si palesa circondata da angeli e poggia una mano sulla pagina contenente le omelie che San Bernardo sta componendo in suo onore. Gli angeli hanno espressioni interessate, sembrano attendere una parola del santo. Alle spalle di Bernardo il paesaggio risente degli influssi fiamminghi nella composizione e nella cura dei dettagli. Anche gli elementi più lontani sono stati raccontati con estrema cura. Alcuni monaci osservano il cielo con atteggiamento di preghiera, altri discutono prendendosi per mano. Più in alto, altri tre monaci si spostano, forse per raggiungere la Vergine. Sopra di loro è visibile un monastero, a sinistra un castello e una città lontana. Al di sopra della testa del santo appare un cartiglio con la scritta Sustine et abstine, sostieni e rinuncia. Un motto del filosofo greco Epitteto che riprende l'etica della filosofia stoica, che si può tradurre così: bisogna astenersi da ciò che non è in proprio potere e di accettare tutto senza ribellarsi. A destra, in un anfratto, si possono scorgere la figura del diavolo con un'espressione arcigna mentre addenta la catena in cui è stato intrappolato. Al suo fianco c'è un gufo che nella simbologia medievale veniva associato alle tenebre e al maligno. La pala si caratterizza per il suo stile unico e preciso, per la cura dei particolari, per la figura seminascosta del demonio prigioniero di Bernardo, per la natura irreale di alcuni elementi come le rocce che sembrano voler replicare i volumi accatastati attorno al santo, per i monaci che rivolgono la loro attenzione verso qualcosa che sta al di fuori del quadro. L'opera ci racconta di un pacato dialogo tra la Madonna e San Bernardo in un'atmosfera tranquilla, in un paesaggio ai confini tra realtà e fantasia.